E allora, sono le 4 del mattino, siamo appena arrivati, abbiamo appena montato. Sessione di video in bolognese per la spigola, nuovo panchetto T-Box. Abbiamo la Nassa, l'8306, il galleggiante sotto. E abbiamo ferrato il pesce. Ciro c'ha un pesce un po' più grande. Io ho un 8306 con un Concept 3005. La spigola è aggallata già, è piccola. Eccola qua, un ragnetto. La tua com'è, Ciro? La sua non c'è male, perché lui come si vede anche dalle riprese, siccome è grande deve prendere i pesci più grandi. E vabbè, ce l'hai? Sì. E allora Ciro c'ha invece la 5406 carbon white, vertigo 1500. In bobina che cosa hai montato? Evo Tatanka Evo 014. Tatanka Evo Silver 014. Perfetto. Ritorniamo a pesca. Abbiamo appena iniziato. Un branzino piccolo, un altro un po' più grande. Speriamo che il resto della giornata sia così. Sono 5 minuti, due pesci. Un amo numero 18 della serie 19. Perfetto per il innesco di un solo bigattino. Come terminale abbiamo 0,11 carbon white, galleggiantino da un grammo. Eccolo qua. Ecco qua. Come dicevamo, abbiamo il Concept, quindi problemi di grovigli non ce ne sono, perché questo mulinello è stato concepito con un doppio archetto, come si può vedere dalle immagini, proprio per evitare che la lenza possa imparruccarsi e scendere al di sotto della bobina. Il galleggiante sta riandando in pesca. In questo momento Ciro ha avuto un'altra mangiata, vogliono l'invito, cioè bisogna muovergli un po' l'esca, però non è riuscito a afferrarla. Diciamo che mangiano quando la corrente si sposta da sinistra verso destra, al contrario invece non mangiano, o se mangiano mangiano male, però siamo da 10 minuti, non ci possiamo lamentare, insomma. Abbiamo ferrato un altro pesce, come temevamo, all'alba era il momento migliore e non ci siamo sbagliati. Questo è un bel pesce. L'8306 è veramente un gioiellino.
6 metri. Eccola lì, sull'acqua. È un bel pesce. Te la porto lì, Ciro. Eccola lì. Però la spigola è sempre, sempre bella. Quando esce dall'acqua c'è sempre queste spine irte. È bellissima. Dai, li metto subito a posto così. Ricordatevi sempre, dopo aver legato l'amo, di girare praticamente il filo nella parte interna, quella che guarda la punta. Osserviamo. Ecco qua. E adesso ci ha mangiato più sottosponda, giusto a cima di canna, perché il vento fino ad ora faceva fare la pancia. E abbiamo ridato due manciatine ai bigattini. Ok, la lenza è a posto. Adesso ricaliamo. Siamo ormai all'alba avanzata, insomma il sole comincia ad uscire dietro la montagna. Abbiamo pescato la prima ora del buio con un galleggiante da un grammo e una spallinatura fatta insomma con un bulchetto piccolo da 0,40, quindi 4 pallini e 0,10. Avendo il galleggiante da un grammo abbiamo messo gli altri 0,45 aperti ogni 30 cm, quindi una lenza molto morbida. Abbiamo ferrato, io ho ferrato un pesce piccolino, un altro mi ha mangiato e non l'ho preso. Ciro invece aveva una spallinatura molto più chiusa, quindi praticamente aveva un bulchetto a 0,75 e ha ferrato un pesce grande, altri due hanno mangiato e non li ha presi. Adesso invece ho cambiato, ho messo una torpilla secca a 0,70 con due pallini ogni 30 cm da 0,10, anzi in tutto 0,10, due pallini, quindi 0,5 e 0,5, e poi avevamo 0,70, no 0,80. Abbiamo rimesso un terminale da 1,20 m 0,10, abbiamo cambiato anche il filo in bobina, ma adesso sto pescando col 14, stanotte pescavo col 16 e col 12 carbon white, adesso invece pesco con il 10 carbon white, amo numero serie 19 del 18, innesco un bigattino proprio per cercare di rendere il tutto più appetibile, più naturale possibile. C'è ancora un'abbondante mezz'ora di pesca, quindi può essere che riusciamo a fare qualche altro pesce. Attendiamo che questo pesce si presenti all'appello. Abbiamo usato due canne diverse, tutte e due da 6 metri. Io ho la 8306, ormai gioiellino di casa Dubertini, il nuovo Concept 3005, come dicevamo prima, che ha praticamente un brevetto del doppio archetto, ideato da Dubertini e realizzato poi da Ryobi. La 8306 è una delle canne più leggere che esistono in commercio, il rapporto qualità prezzo è veramente di altissima qualità.
cioè è difficile trovare un prodotto del genere con un prezzo del genere. Gli anelli montati sono tutti con pietra SIC, ponte lungo, il manico è in salt rubber e ci siamo trovati bene con il nuovo panchetto, il T-Box. Ci ha aiutato tanto anche perché si sta comodi, riesce ad avere nel modulino che c'ha sotto il panchetto, sotto la seduta, tutto quello che ti occorre, quelle 5-6 bobine di fili, insomma, per i terminali, gli ami, i galleggianti e quant'altro. Trovo spettacolare la nassa, perché è una nassa molto bella, larga, i pesci stanno benissimo, sono pochi, però stanno bene pure se sono tanti, quindi non è quello che fa, insomma, la differenza. È fatta molto bene, il materiale è molto, molto resistente, è una buona nassa da carpodromo. E speriamo che qualche altra spigola ci venga a fare compagnia. Ah, volevo spiegarvi il motivo per cui tutti i pesci sono stati guadinati senza, voglio dire, il manico del guadino, perché intelligentemente quando siamo partiti lo abbiamo lasciato al negozio e siamo partiti con la frenesia della pesca e abbiamo fatto la fine delle tre spigole che abbiamo nella nassa, cioè ci siamo dimenticati la cosa più importante, il guadino. Però si dice a Napoli, chi te ne vale il cervello te ne buoni i cosci, ti abbassi e la guadini lo stesso. Come sempre, grazie al fatto che lui ha lasciato il palo del guadino, adesso andiamo con i piedi nell'acqua. Che divertimento! Eccolo qua, è invisibile. È invisibile, questa è proprio da si è buttata da sola in acqua, questa è da rilasciare subito. Ne ha afferrata un'altra, non è grande ma sempre una spigoletta. Allora, vediamo con che cosa abbiamo pescato, perché la sessione di pesca termina qui, si è alzato il vento e quindi diventa difficile gestire galleggianti così leggeri. Allora, abbiamo pescato con due canne, una Level 8306 e una Level 5406, con in bobina due monofili diversi. Il top score 0,16 in prima sera e 0,14 in seconda sera, montato su il mulinello il Concept 3005 con bobina match. I terminali sono stati fatti con il già ben noto Carbon White del 10 e dell'11. Poi abbiamo pescato con dei galleggianti River ST da 1 grammo. Abbiamo usato come ami serie 19 numero 18 e abbiamo provato anche il serie 39, che non dà nessun problema nell'innesco. Hanno risposto bene sia i galleggianti che le attrezzature, come sempre. Il nuovo panchetto T-Box AR base, con un solo modulo, quindi sotto la seduta, con il portacanne da montare sia a destra che a sinistra, a seconda di come si vuole. Abbiamo provato la nassa Lewis, che è veramente un portento, è molto robusta, è da carpodromo e i pesci si mantengono benissimo. Uno, due e tre. Da Lago Absdaf, perché non si può dire dov'è,
Un saluto a tutti gli amici della Fish TV, un ringraziamento all'azienda Tubertini che ci ha permesso di testare questo materiale. Ricordatevi, il titolo di questo filmato sarà A pesca senza palo del guadino. A presto. Ciao.